sta per iniziare una nuova puntata di Ale Spazio Eventi On Air. Ale Spazio Eventi On Air. Nuovo, scatenato, travolgente, indimenticabile. Wow, è pazzesco, vero? Una cosa pazzesca. Sei troppo bella e tu lo sai, intorno al fuoco tu lo sai, che quando balli mi tormenti l'anima. È una cosa straordinaria. Ale Spazio Eventi On Air. Buonasera, buonasera, benvenuti qui a nonellaradio.it, a terza pagina magazine, 33esima puntata, 20 luglio 2020, qui in console come oggi, e sono veramente onorato di averlo qui, grazie anche a Sandra Silvestroni, comandante di Crononati, il grande, l'unico, il solo, Mauro Pallotta. Ciao, buonasera a tutti. Eccoci qua, grande, grande artista, ma poi entreremo nei particolari, nei dettagli con Sandra Silvestroni. Buonasera a te. Buonasera, eccoci buonasera qua, comandante di Crononati. Dietro le quinte, Daniele Zal, che poi interverrà nella seconda parte. Per quanto riguarda il momento dedicato con Marco Gervasio Fantomius, do il benvenuto a Mr. Batti in cabina regia. Buonasera a te, benvenuto sempre qui a Terza Pagina Magazine. Allora Sandra, abbiamo 5 minuti di tempo con Mauro, prima anteprima, prima assaggio del questo grande artista. Perfetto, allora intanto diamo il benvenuto a Mauro e lo ringraziamo per essere qui insieme a noi a condividere questo momento così particolare. Allora, raccontiamo gli inizi di Mauro come artista. Io ho studiato come biografia, parlavamo poco prima di come nasci, come pittore classico. Esci dall'Accademia, gli raccontavi, e inizi la tua carriera come pittore in galleria, nei musei, eccetera. Sì, 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 ho cominciato come tutti gli artisti, insomma, uscito dall'Accademia ho cercato di farmi strada con le mie opere. Inizialmente diciamo che sperimentavo molto a livello pittorico, quindi ho ideato anche delle tecniche particolari, tipo, non lo so, dipingo su con lo spray sulla lana d'acciaio. Mi spieghi che cos'è questa lana d'acciaio? Io non so esattamente cosa la lana sia. D'acciaio grezza è quella che si usa, non lo so, spesso la usano i restauratori per sverniciare i mobili antichi. Okay. Oppure quella non grezza ma raffinata è la paglietta con il quale laviamo i piatti praticamente. Okay. Quindi tu dipingevi, hai iniziato anche per sperimentare anche questo tipo di tecnica. Sì, 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 ho iniziato okay. Così, e poi naturalmente non potevo permettermi di sopravvivere con la sola arte, e quindi lavoravo in un pub, facevo il lavapiatti, ma allo stesso tempo esponevo le mie opere dentro questo pub, finché poi un giorno mi ha visto le mie opere un gallerista, e da lì è partita un po' la mia carriera artistica. E poi nel 2014 per la prima volta ho fatto un'opera in strada, che è quella del Papa Superman. Ok, che è famosissimo, è andato a finire chiaramente in tutto il mondo. Adesso sei riconosciuto come colui che ha ritratto il Papa come un supereroe. Sì. Allora, la scelta di renderlo supereroe qual è stata? La scelta è stata un po', diciamo, particolare, perché in realtà nessuno conosceva bene questo signore, questo Papa. Era appena arrivato, era appena stato eletto Papa, quindi nessuno poteva sapere che tipologia di Papa potesse, che tipologia di filosofia potesse seguire, no? Però io non lo so, forse perché somigliava molto a mio nonno, perché pur vivendo lì vicino al Vaticano io non ho mai incontrato un Papa in vita mia, e questo in un mese l'ho incontrato 3 volte, che gironzolava per strada. E poi ho visto i suoi primi passi, sembrava una persona umile, semplice, quindi l'ho ritratto con i suoi occhiali da vista, la sua pancia e la sciarpetta della squadra del cuore che fuoriesce dalla borsa con i valori, no? E quindi una persona estremamente semplice, umile, come chiunque, come una persona qualunque, però come un supereroe grazie al fatto che lui è un papa, no? Quindi più che altro è stata un'opera speranzosa.
Ok, ottimista. Sì. Ok, allora questa è, diciamo che forse tra le opere più famose, no? Che tu hai, come si può dire, attaccato? Come, sì. Come è il termine? Sì, io dipingo su carta e poi ritaglio e incollo sul muro. Quindi questa è la tecnica della poster art. Giusto? Sì, anche se non uso sempre solo questa tecnica, però a volte mi capita pure di dipingere direttamente sì, sul muro. Sì, sì, sì. Però per, diciamo che ciò che è intorno al borgo, Borgo Pio, no? La maggior parte sono poster, sì, giusto? Sì. La cosa particolare è che tu sei tra quelli più cancellati. Si può dire? Guarda, probabilmente sono il più cancellato. Sì. Come si attacca qualcosa, viene in qualche modo censurato? Ma non lo so, io pensavo che dipendesse dal fatto che dipingevo il Papa, poi in realtà ho visto che mi cancellano tutto, anche altre cose, quindi addirittura avevo fatto il gabbiano che portava il curriculum e l'avevo attaccato al Palazzo dell'Ama, anche quello hanno tolto. Allora, quanto abbiamo? Fammi controllare che qui... Sì, ancora un minuto, vai. Un minuto abbiamo. Allora, l'altra... Allora, tu di personaggi importanti ne hai ritratti tanti, poi magari ne prenderemo qualcuno in particolare oltre al Papa. Citiamone qualcuno da Trump, Conte, sì. La Merkel, la regina Elisabetta. Tra tutti questi, chi hai incontrato fisicamente? Oltre al Papa, poi ci racconterai. Ho incontrato solo il Papa. Solo il Papa. Gli altri hanno avuto modo di conoscere il tuo intervento oppure... Questo non lo so, però immagino di sì, perché sarà arrivato. Sì, alcune opere hanno fatto talmente scalpore che probabilmente hanno letto la notizia anche gli interessati. Okay. Allora, tra questi chi è che ti ha creato più problemi? Devo dire, purtroppo, ogni volta che ho raffigurato l'immagine del Papa, quella mi ha creato, diciamo... Non problemi, però è stata censurata immediatamente. A volte anche alcune opere sono durate a volte anche mezz'ora. Probabilmente erano dietro di te e aspettavano solo che tu facessi una mossa e andavano lì a cancellare. No, vabbè, perché lì c'è un controllo continuo, quindi è normale. Okay. Che... Allora, tra i temi... che poi magari affronteremo, tu spazi dalla politica al sociale sempre con molta ironia, poi magari affronteremo insomma varie tematiche che magari porti avanti con i tuoi lavori. Sì. Alessandro, sei curioso di qualcosa? Sì, o no, vado sentivo avanti? Nell'audio qualcuno che bussava. Eccoci qua, pronti? Allora, io ringrazio ancora Manuel Pallotta, poi man mano, step by step, qui a Terza Pagina Magazine scopriremo segreti e non solo del grande maestro, grande artista Mauro Pallotta.